Amici del Bayern! Era meglio quello di prima. Beh, allora, come state? State bene? Siete tanti, numerosi? Ci avete cliccato su YouTube, su Facebook, su Twitter, su Google, su... dove ci avete cliccato? Ci avete cliccato dappertutto e io vi ringrazio tanto, tantissimo, tant'è che questa sera vi ho portati a gustare un prodotto della nostra terra, la Puccia! Conoscete la Puccia? Non conoscete la Puccia? Non sapete che cosa vi siete persi? E allora stasera noi ci siamo fiondati a Rocca Forzata in provincia di Taranto per raccontarvi, ho detto, di questo grandioso evento culinario, si può dire culinario, l'abbiamo detto, e così gusterete la Puccia tradizionale, quella pugliese farcita con la salsiccia, con le melanzane e chi più ne ha più ne metta. Amici del By Night, siete pronti? Sicuro che siete pronti? E allora andiamo nella quarta edizione della Sagra della Puccia a Rocca Forzata in provincia di Taranto, e ci sono pure io. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I hadn't been for Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye
Siamo in compagnia del sindaco, finalmente un sindaco donna in una città come quella di Roccaforzata, ci sta tutta. Allora, il sindaco, avvocato Maria Giovanna Iacca, intanto complimenti per la MIS. Grazie. E complimenti anche per questo evento che organizza qui all'interno della Pineta un gruppo di persone che vuole crescere. E questo per un paese come Roccaforzata, noi la chiamiamo cittadina, è una cosa importante. Sicuramente sì, quest'anno è un evento patrocinato dal GAL, GAL Colline Ioniche, l'Associazione per il Recupero delle Tradizioni Popolari ha collaborato insomma all'organizzazione di questo evento. Roccaforzata comunque non è nota, insomma ogni anno nella Villa Comunale, nel Pineta, viene organizzato il Rocca Festival, quindi concerti, sagre e quant'altro. La settimana scorsa c'è stata la sagra della Frisedda, quindi abbiamo iniziato così insomma gli eventi. Ieri sera c'era Salva Cupina, quest'anno i Vasconnessi, quindi insomma siamo un paese vivo che cerca di attrarre, insomma, e niente, facciamo il nostro meglio insomma per ecco, questo. Sicuramente questa è una cosa molto importante, perché poi d'estate bisogna un po' distinguersi, visto che bisogna animare, voglio dire, chiaramente la serata, e cerchiamo di farlo nel modo possibile. Benissimo, ti posso dare del tu? Certo, come tu no? Sei giovanissima, da quanto tempo sei stata eletta? Da un anno, quindi maggio del 2011, quindi è la mia prima esperienza. Voglio dire. E allora come va Roccaforzata? Come sono gli abitanti di Roccaforzata? Parliamo di loro. Allora, gli abitanti sono sicuramente molto, molto calorosi, ospitali, quindi vi invitiamo sicuramente a venirci a trovare in queste serate, quindi estive e non solo, quindi anche nell'inverno abbiamo diversi locali, quindi il Pineta, il Fly, il Saloon, insomma non voglio dimenticare nessuno, quindi sicuramente c'è vita, voglio dire, sia l'estate che d'inverno, grazie ai nostri insomma ristoratori, quindi è un paese piccolo, però c'è tutto, attrattiva, divertimento, quindi sicuramente vi invitiamo a venirci come a si trovare. Dice, finché c'è vita c'è speranza. Sicuramente sì, ripeto, cerchiamo di fare di tutto, organizzare eventi e quant'altro, e quest'anno insomma abbiamo pensato di organizzare, oltre alla sagra della Frisedda, altre due sagre, quindi la sagra siamo andati sul sicuro, diciamo così, sì. Genere alimentare accompagnata da insomma due gruppi musicali, quindi bene. Ieri Salva Cupina, quindi con la pizzica, e quest'anno i Vasconnessi, ecco, che ormai perfetto. Riscuotono molto successo. Bene, insomma, bene. Allora racconteremo ai nostri telespettatori com'è questa puccia, visto che la frisella non abbiamo potuto mangiare, ma magari ne hai conservata qualcuna da qualche parte. Come no, per voi voglio dire, veniteci a trovare, se sono a disposizione. Perfetto, grazie. Vi saluto. Avvocato, posso dire avvocato? Cioè, posso... Mi puoi dare del tu, benissimo, ci siamo non dati ci già sono del problemi. Tu. Grazie. Grazie, prossima. Continuiamo il by night dopo il sindaco, adesso andiamo all'assessore, va. Qua abbiamo l'assessore che comanda praticamente tutto, il bilancio, l'economia, il turismo, lo spettacolo. Assessore Cannarile, come sta andando questa sagra della puccia? Ma credo che lo dimostri l'affluenza della gente, la soddisfazione che si vede nelle volte della gente. Ecco, nonostante tu l'hai mangiata la puccia, l'hai mangiata la puccia. Certamente. Sicuro la puccia e il panino anche. Ha mangiato la puccia e il panino, poi si è mangiato pure la frisella. E le mozzarelle fresche. E le mozzarelle, abbiamo visto, abbiamo assaggiato anche le mozzarelle. Senti, che cosa si aspetta il cittadino di Roccaforzata e soprattutto che cosa si deve aspettare il turista che viene a Roccaforzata? Ma sicuramente il tornare a vivere in un paese tranquillo, in un paese in cui si respira aria buona, c'è della buona gastronomia, vorrei non enfatizzare solo questo posto, ci sono altri posti a Rocca, altri locali, ristoranti molto rinomati per la loro gastronomia, specialmente locale. Beh, allora facciamo così, tu ci inviti a uno alla volta, li andiamo a assaggiare tutti. Siete tutti invitati. Siamo tutti invitati. No, io volevo l'invito personale. Vabbè, certamente, sì, visto che siamo qua, quello personale. Grazie, buona festa e viva Roccaforzata, grazie, in provincia di Taranto. Grazie a voi per la vostra presenza. Grazie. Guarda che salsicce che ci sono da questa parte! Buonasera! Buonasera! Allora, che cosa hai preparato? Vuoi qua? Assaggiare? Vediamo. Ah. Buona! Di che cos'è questa salsiccia?
Che bestia è? Salcicce! Di che? Di ciuccio! Non lo sai che. Come tu per fare la salsiccia non sai manco di che cos'è? Come ti chiami? Antonietta. Antonietta, ma tu sei di Rocca Forzata? Certo. Ah, e quando hai preparato la salsiccia a chi stavi pensando? A mio figlio che l'ha preparato. Ah, bravo, bravo Antonietta, fammi vedere come ci metti nelle bucce la salsiccia qua. Buona, buona. Vedi com'è veloce Antonietta, già finito. Ah. Chi ci abbiamo alla brace là? Chi è? Lui chi è? Lui è... Come si chiama? Come ti chiami? Mi chiamo Titino. Titino! Questa salsiccia qua da dove viene? Che bestia è? Fatta nostra, casareccia. Di Rocca Forzata. Ma che cos'è? Maiale? Carne? Vitello. Il vitello rende più sostanzioso. Ah, il maiale più grasso. Il maiale troppo grasso, è meglio il vitello. Bravo, complimenti a te. Fammi vedere quanto deve cuocere. No, quasi in fine questo qua. C'è un profumo che non vi dico qua. Attenzione, attenzione. Vai, vai, vai Antonietta. La salsiccia è tutta per voi. A posto. Andiamo da questa parte, andiamo a vedere che cosa succede da questa parte. Che cosa mi preparate? Parla tu. Chi sei tu? Io sono quella che lavoro. Quella che lavoro, come ti chiami? Maria. Maria! Mi hanno detto vai da Maria che c'ha la salsiccia buona. Buona, Sì. Com'è fatta questa salsiccia? Questa è alla cacciatora, la pizzaiola adesso la sta prendendo. Ah, fammi vedere alla cacciatora qua, com'è fatta la salsiccia alla cacciatora? Con un po' di vino bianco, alloro, sì. Cipolla, bella rosolata e si cuoce così. Ma tu sei brava, l'hai preparata stamattina a casa oppure... No, sai proprio lo chef qua, noi gli diamo una mano però. Ah, bravissima. Allora, come sono gli abitanti di Rocca Forzata? Tutto a posto, tutto sono a persone posto. Brave. Bravissime. Non possiamo dire niente. Mangiano bene, vivono bene. Sì, vivono bene. Tu sei di Rocca Forzata, sì, chi vogliamo salutare? Mia madre, i miei figli, tutti, i miei cognati, tutti, mio fratello che sta a Milano. E viva Rocca Forzata! E viva Rocca Forzata! I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? That I've been for Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Chi le ha fatte queste melanzane? Noi. Tu sempre? Tu come ti chiami? Maria Teresa. Arrivano pure le mozzarella. Tu come ti chiami? Michela, di chi sono queste mozzarelle? Del caseificio San Giorgio. Ah, da quella parte, poi andiamo da quella parte. Sono mozzarelle fresche, appena fresche, appena fatte. Oh, adesso prendiamo una forchetta, ci mangiamo pure la mozzarella fresca. Oh, le mozzarelle sono buonissime. Preteggiate? Molto buone. Senti, ma la buccia migliore qua qual è? Questa fatta con la salsiccia arrosto, però sono tutte buone. Ah, qual è il migliore ingrediente, diciamo, la salsiccia con che cosa si abbina? Qualsiasi cosa puoi abbinare. Per esempio? Zucchina grigliata, melanzane grigliate. Ci facciamo un fritto misto. Vabbè, dopo, perché adesso dobbiamo lavorare. Vogliamo salutare qualcuno? Salutiamo quelli che l'hanno organizzato tutto. Ecco, bravissima. E quelli che non sono venuti, che da casa si sono persi queste salsicce buonissime. Non sanno cosa si sono persi. Non sapete che cosa vi siete persi. Quarta edizione della Sagra della Puccia qui a Rocca Forzata in provincia di Taranto. Ci vediamo dopo. Va bene, ti aspettiamo. Ciao. Ciao. Tu dove sei? Di qua, di Rocca. Come ti chiami? Antonella. Antonella, che cosa stai preparando? Vedo i piatti vuoti qua. Tu sei l'aiutante, sì. Ho capito. Ma avete avuto un investimento ufficiale da Francesco, il proprietario della Pineta qua? Cioè, voglio dire, lavorate con lui tutti gli anni? No, in tutti gli anni. Questo è il primo anno che lavoro io. Ah, beh, come ti sei trovata? Bene. A posto. Vogliamo salutare qualcuno? Saluto tutti. Ma tutti sì, dai, così non si offende nessuno. Buonasera. Buonasera. Tu come ti chiami? Io mi chiamo Lucia. Lucia! Ciao Lucia, tu ti sono la suocera del proprietario di Paolo. Allora aspetta, posso baciare la mano? No,
la baciamo. Mamma Lucia, non fa niente Lucia, non fa niente. Allora tu stai facendo qua, che stai facendo? Sto schiacciando i panini. Ah, cioè schiacci- le pucce. Le pucce, ma le pucce chi le ha preparate? Le pucce le ha fatte il nostro cuoco. Ah, poi andiamo dal cuoco, Marco. Dobbiamo chiedere l'ingrediente del, delle pucce. Senti, da quanti anni tu segui la sagra della puccia? Da parecchi anni. Questa è la quarta edizione. La sagra delle orecchiette. L'ho saputo, l'ho saputo. Sì, avete fatto le friselle pure. Sì. Non sì, mi avete invitato. Mannaggia, che ne so io. Beh, per questa volta, va, la prossima volta veniamo sempre. Senti, ma c'è un segreto qui della cucina, una ricetta particolare che voi avete conservata? Il cuoco, questo non glielo so dire. Ecco. Però abbiamo un cuoco davvero bravo. Come si chiama? Marco. Marco, ma dobbiamo andare il da pirata. Marco il pirata. Ah, che c'ha la bandana. Allora andiamo a trovare, andiamo da Marco il pirata, voi continuate a seguirci. Okay. Ah, Alfonso Zambrano by night, dillo, dillo, Alfonso Zambrano by night. By night, Alfonso Zambrano by night. Bravissima! Okay. Uno spettacolo, uno spettacolo. Marco, vieni qua, il pirata, guardate il pirata barba nera Marco. Ciao Marco, come stai? Bene, bene, grazie. Tu sei il deus ex machina di questo posto, stai facendo le pucce da quanto tempo? Da parecchio, è già dalle 8 si sta lavorando. Visto, ma gli ingredienti della puccia, cioè li possiamo sapere? Li posso dire, poi vai in pizzeria. Senti Marco, questa è la quarta edizione della sagra della puccia qua, che cosa è cambiato da quando è cominciata? Beh, guarda, sinceramente si lavorano sempre, sempre molto di più. E già questo va benissimo. E siamo contenti. Di conseguenza. Oh. Adesso viene da sé, no? Beh, siamo contenti, non ti vogliamo disturbare moltissimo, ma la pietanza più buona qui alla Pineta qual è? Quello che faccio io, ovviamente. Vabbè, è chiaro, voglio dire. Primi, secondi, tutto. Suggerisci, suggerisci, dai. No, no, no. Un bel calamaro alla griglia, sì, con grana e rucola. Ah, calamaro con grana e rucola, veniremo ad assaggiarlo. Noi ovviamente non ti... tutta la rigorosamente la brace. Beh, chiaro, per forza. Fa un po' caldo, però ne vale la pena. Certo, certo. Complimenti davvero, grazie. Complimenti a te, a Francesco, a tutta l'organizzazione, a tutto lo staff. Tu a chi vuoi salutare in particolare? No, no, un bacio a tutti quanti. Salutiamo tutta Roccaforzata, okay. Venite a Roccaforzata che qua si mangia bene. Grazie. Ciao a Marco. Tutti quanti. Grazie. Grazie a voi. Francesco, da solo soletto ti hanno lasciato. Come stai Francesco, stai bene? Bene, bene, tutto come bene, sta andando tutto bene. Questa quarta edizione della sagra della benissimo, puccia? Benissimo, benissimo, ah, benissimo. Complimenti a te e a Paolo che avete voluto anche quest'anno, grazie anche all'amministrazione comunale, questo grandioso evento. Allora, facciamo la storia, il Pineta fa la storia di Roccaforzata. Eh beh sì, sono già 4 anni, in più in passato abbiamo fatto il Rocca Festival che è sempre molto sentito in zona come, come evento. E niente, facciamo tutto di più. Abbiamo intervistato anche il pirata che stava preparando le sue pucce, naturalmente è un grande lavoro. Da quanto tempo avete cominciato? Abbiamo cominciato stamattina presto, all'alba. E quindi naturalmente adesso state raccogliendo un po' i frutti di quello che... come sta andando? Benissimo, benissimo, più del previsto. Sei soddisfatto? Soddisfatissimo. Beh, abbiamo... siamo contenti che tu sei soddisfatto, ma a chi dobbiamo ringraziare? Soprattutto all'amministrazione comunale che ci permette di fare queste manifestazioni e questa volta in particolare al GAL Colline Ioniche. Benissimo, allora come vedi l'unione fa la forza, anche noi con le nostre telecamere siamo venuti qua quest'anno, abbiamo voluto suggellare questo avvenimento. Adesso per i prossimi anni che cosa ci dobbiamo aspettare? Sempre qualcosa di più con artisti a livello nazionale. Bravo Francesco, ci piace! Allora, condividete tutte le amicizie che potete con il Pineta qui a Roccaforzata, noi ti facciamo i nostri tutto, migliori... Il Pineta. Ah, possono condividere tutto. Potete condividere. Condividete allora. Condividete. Grazie Francesco, un saluto a Paolo che non ha voluto parlare, però va parla bene, uno dei fratelli. Per Paolo. Va bene. Grazie, in bocca al lupo a voi. Noi continuiamo qui dal Pineta di Roccaforzata a raccontarvi il clima della festa, la sagra della puccia, quarta edizione. Grazie Francesco. Grazie a voi. Amici del By Night, Aldo Cosa con i Vasconnessi qui alla quarta edizione della sagra della puccia. Ci siamo mangiati la puccia, ci siamo bevuti il cervello. E allora, a questo punto, questa puntata termina qui. E adesso che vi è rimasto l'acquolina in gola, vi è rimasta l'acquolina in gola per questa puccia che non avete gustato, vi invitiamo
invitiamo a venire a Rocca Forzata in provincia di Taranto per gustare questo prodotto tipico salentino, senza del quale nessuno di noi vivrebbe. Evviva la Puccia, evviva Rocca Forzata, evviva Alfonso Zambrano by night. Tutto d'un pezzo.